Già che parlavamo di cinema, volevo che dicesse un'anticipazione, Gervasini, di quello che faremo nel festival, magari sul cinema. Ma possiamo già? Ah sì, possiamo. Vai, vai. Ma in realtà sono tutti work in progress. Va bene. Quindi stiamo lavorando. No, sempre collegato a questa cosa della commedia all'italiana. In realtà è un'idea già precedente. Voi sapete che noi ci siamo occupati spesso di Dino Risi, perché Dino Risi ha avuto una frequentazione abbastanza assidua del nostro territorio. Che durante la guerra era sfollato in Svizzera, però aveva una zia Ghirla, quindi veniva spesso da questa parte del confine. Ha girato un cortometraggio alla Rasa, che è stato visto anche ai Giardini qualche tempo fa, e poi naturalmente La stanza del Vescovo, che insomma è un film tratto Che i luoghi sono da Chiara. uguali. I luoghi sono I luoghi sono uguali, c'è da dire che la maggior parte. Beh, il film è stato girato in parte a Luino, la villa è vicino a Stresa, però insomma tra. A i nostri luoghi. E quindi insomma effettivamente c'è stata questa liaison molto forte. Quest'anno cade l'anniversario della nascita, nel senso che avrebbe compiuto 100 anni di Dino Risi quest'anno, e allora stiamo pensando di fare un omaggio. Probabilmente non faremo rivedere La stanza del Vescovo, anche perché l'abbiamo fatto vedere, credo, in ogni luogo del territorio varesino, quindi insomma penso che ci stiamo lavorando. Questa è una cosa che faremo. Bene, allora premio che era giovane, la parola a Andrea Giacometti da parte della giuria. La traccia, che traccia abbiamo quest'anno, Andrea? Allora, visto che mi hai già tagliato Dario Fo, mi dedico al seminario sui giovani. No, beh, questa volta abbiamo fatto un po' una scommessa, un azzardo, chiamiamolo, cioè di proporre una traccia che, come vedete, è solo una parola, tra l'altro, altra cosa abbastanza particolare, perché generalmente è sempre una espressione, una frase, ma stavolta una parola che è paura. E l'ipotesi, io adesso parlo come giuria, ma la discussione è stata poi soprattutto il presidente Giuseppe Battarino, Bambi, Romano, eccetera, eccetera, quindi è un parto in realtà collettivo. L'idea è quella un po', un tentativo di aprire con questa parola magari a un'area, diciamo, di ragazzi, di giovani interessati a scrivere, interessati a questo tipo in particolar modo di tema. Quindi tutto il genere enorme del romanzo, del cinema, horror, eccetera, cioè con tutte le varie. Adesso c'è Gervasini che può insegnarci queste cose, con tutti i vari sottogruppi, diciamo, e poteva essere appunto un modo per riuscire a coinvolgere magari dei giovani che normalmente da cose più rassicuranti e più, come dire, più buoniste magari non venivano coinvolti, ecco. Invece paura magari, diciamo così, ci richiama un po' quella serie di giovani magari che hanno queste passioni ma non, finora non hanno mai partecipato a questo concorso, ecco. Questo è un po' il tentativo, poi vediamo Infatti il libretto se che si di realizza. solito abbiamo i libretti colorati, faremo un libretto invece magari nero, Nero, grigio, un po' nero, nero. scuro, un Allegro, po'. rosamente. Beh, o se no rosso. O E vabbè, rosso è già passato, sì, rosso nero. paura, Se però non vuoi valere più come va? rosso nero, Rosso però nero adesso è la sicurezza. Siamo interisti, lo facciamo. Abbiamo messo in giuria anche il vincitore del premio Chiara Inediti dei giovani. Ora è un collegamento, cioè il premio Chiara Inediti è l'ultima parte del premio, cioè chi ha dei racconti nel cassetto, per cui va dai 25 in poi, con dei cassetti, e la possibilità di pubblicarli, perché il premio è proprio la pubblicazione. Allora Salvatore Zeno, che aveva vinto l'anno scorso, farà parte anche lui, e questa sarà una situazione in più che andremo a collegarci. Abbiamo qui il preside consolo, ecco, che ci aiuta molto nel premio Chiara. Il premio Chiara Giovani, lo portiamo con i ragazzi sempre i nostri pieghevoli. Una tua espressione, preside, che fai parte anche della Della giuria. giuria. Beh, innanzitutto il tema mi piace molto, sono d'accordo su questa scelta e veramente potrà stimolare i ragazzi, perché poi nella scuola normalmente i ragazzi scrivono, ma scrivono altro, la scrittura creativa è poco praticata, quindi diciamo il premio Chiara è anche un'occasione per fare qualcosa di diverso, che non sia un saggio o un tema di tipo tradizionale. Quindi il mio ruolo è duplice. Da un lato ho il piacere di far parte della giuria, dall'altro cerco appunto di spingere,
sia gli studenti del liceo, ma anche, io parlo anche con i miei colleghi, no, per fare in modo che anche le altre scuole aderiscano sempre di più a questa, perché ripeto, è una bella occasione per i ragazzi. Grazie. E grazie a te. Grazie, grazie Presidente. E devo ringraziare soprattutto anche per i premi. Sembra facile avere i premi, ma non è poi così facile, ecco. Quest'anno avevamo avuto, l'anno scorso cosa avevamo avuto? Un tablet, Maria Chiara, dall'Uni Euro. L'Uni Euro ci ha scritto e dice no, non possiamo dare il premio. Però sono andata avanti e ho detto, ma non avete neanche una macchina del caffè? Ah sì, non ho il caffè, è carino, è espresso. L'ha presa dall'ufficio. No, no, un espresso bella con tutte le cose. Per cui abbiamo 8 premi. No, mi dispiaceva che l'Uni Euro non ci dava niente, dovevo trovare qualcosa. E le ragazze hanno detto, ma no, la macchina del caffè va bene, così. Ringraziamo tutti dalla gioielleria Dino Cecuzzi, che tra l'altro quest'anno farà nelle sue gioiellerie un invito per scrivere per questo, per cui l'unione veramente fa la forza. Allora, siamo arrivati in fondo quasi, volevo parlare proprio del Magico Patch. Magico Patch, questo lavoro che ritorna per il discorso del Chiara Bimbi, per cui abbiamo coinvolto qui al tabulato, poi dopo volevo dare a tutti il regalo, ce ne sono 20, però poi a casa le abbiamo. Abbiamo avuto la possibilità, dicevo, grazie a Paolo Quattrini e a De Agostini, di avere questo, questa scatola che contiene un libro, che contiene un libro, che contiene una storia. Logicamente la scatola è un po' ingombrante, allora ne ho portate in giro 400, come ho detto prima, con mio marito, nei sacchetti che l'ho visto dove ha fatto mio. Ecco, però era bello perché l'abbiamo dato e regalati a tutte le maestre di tutte le classi. Per cui questa è la storia, con la, una situazione dove si possono cambiare e realizzare, adesso Paolo ci dirà, i vari personaggi con questo pezzetto di stoffa, questo patch. È un ritorno al discorso manuale, perché quei bottoni, io sono un po' imbranata, però si fanno queste cose bellissime, questo era un orsetto, per cui si ritorna, e so che abbiamo una maestra che ha fatto già il lavoro nella sua classe. Due parole, Paolo, sì. Dici come ti è venuta questa idea. Oh, bravo, no, ma dove sei andato? Non ero io. Nei campi sei andato. Ciao. Dice bene. Le due comunicazioni alle 11. Alle 11 sono solo 11 e mezza. Vabbè, va bene. No, fa niente che l'abbia. Comunicazione di chi? La tua allora, il sindaco Tognola, in rappresentanza della provincia di Varese, sindaco di Daverio, e in rappresentanza del presidente. Adesso magari ti siedi qua e ti, dopo ci dai un saluto. Sì, sì, sì. Parliamo adesso allora del Magico Patch. Come sì. È venuta questa idea? Buongiorno a tutti. Io nella vita faccio tutt'altro, ma comunque ho sempre scritto. E per motivi professionali, diversi anni fa, un giorno sono venuto a conoscere questo pezzetto di stoffa, apparentemente insignificante, ma invece tutt'altro che tale. E poi, dopo qualche anno, ho preso dal cassetto questo oggetto e ho detto, ma perché non cercare di scrivere una storia, di fare qualche cosa di veramente nuovo, creativo? Cioè l'oggetto è in sé creativo, lo si vede benissimo, un'invenzione americana di diversi anni fa. Con il corso del tempo si è un po' persa, però nel mio cassetto c'era e quindi a un certo punto è stata ripresa. E, ho scritto questa storia, ho creato questo personaggio, Patch. Al solito potranno storcere il naso e ci dice ma dobbiamo sempre ricorrere all'inglese, diciamo, alle lingue straniere, ma in realtà mi veniva abbastanza spontaneo dare questo nome e niente, ho scritto questa storia dove questo pezzetto di stoffa, adesso appunto così la Bambi lo ha tolto, ma io sono, diciamo, molto bravo e abile, posso tranquillamente fare subito
un altro diciamo animale ecco, ecco, come questo per esempio è il personaggio della storia che è dietro fronte perché ha un, ha una, un po' mostruoso, una cosa un po' di fronte, ma si trasforma in papera, in maialino, pipistrello. In uccellino seduto, pipistrello, insomma tutto. Niente, molto semplicemente è un personaggio certamente positivo, è un personaggio altruista, è un personaggio che si mette al servizio dei suoi simili, è un personaggio umile perché nasce come straccetto e finisce come straccetto. Si può diciamo trasformare virtualmente, in modo abbastanza fedele, in 15 animali, poi ovviamente il bambino e la creatività di chi lo usa può anche fare il suo animale particolare. E l'idea con la banda è stata proprio quella di suggerire appunto ai bambini tra gli 8 e gli 11 anni di raccontare una storia nella quale appunto Patch si trasforma almeno in due animali. Ovviamente è consentito, sì, è consentito, per esempio questo non spegniamo si può. Spegniamo quel rumore là, Valentino, possiamo spegnere il rumore del coso, della ventola? Sì, devono essere perlomeno due situazioni. Due situazioni. Ecco, noi crediamo che la cosa possa essere, diciamo, ben accolta, di interesse, con l'aiuto delle maestre e del corpo docente, insomma, i bambini potrebbero certamente. Ecco, dicevo, la cosa che c'era molto piaciuta era dell'accettazione della diversità. Cioè praticamente nella favola il libro, contiene questo messaggio importante. Il pipistrello è sempre un animale che quando vale il pipistrello io ho paura, ad esempio. A Santa Borgia mi entrano, io il pipistrello, Mariano, mio marito, perché hai paura che entri nei capelli. Poi dicono che porta male il pipistrello, per cui ti fa poi anche fastidio perché andare a prenderlo. Me, perché guardi me. No, non so perché tu mi guardi. Perché sono bambino. Ma lui ti guarda sospettoso. Mi guarda, mi faceva paura. Invece il pipistrello qui ha un'azione positiva e viene accettato, vero Paolo? Sì, ma non solo il pipistrello, ma... Io avevo solo... Ce lo fa vedere, scusi. Sì, sì, adesso scusi, stavo facendo il maialino. Mi sembra che possa rappresentare. Io invece faccio questo coso qua che mi piaceva molto, in giro così. Ma cos'è un formichiere quello? Eh sì, non so, diverte. La testa di un formichiere. Poi non so cosa succede qua. Ecco, è così, insomma. Ecco, il mondo degli animali è un mondo che sappiamo. Diciamo molto affascinante, gli animali ci insegnano tante cose, i bambini guardano gli animali e imparano tanto, giustamente, e quindi diciamo a noi sembra un binomio bello. Bello. Speriamo. Allora, intanto devo dire come numeri, allora vi ho detto, 400 maestre hanno ricevuto la scatola regalo e poi la regaliamo qua. In più i patch, questi, i bambini della terza, della quarta e della quinta, io ho insistito proprio con i plessi scolastici, con i dirigenti, che questo è del bambino, se lo porta a casa, se lo tiene la sua coperta di Linus, si crea quello che vuole, in questo momento che sono tutti a computer. Il ritorno proprio del discorso di essere vicino all'animale e di crearsi questo. Infatti c'era una maestra, non so se era lei, che mi ha detto non volevo farlo fare alle quinte, me l'ha detto lei? No, li abbiamo distribuiti. No, ma invece una mi ha detto non volevo farlo fare alle quinte perché le quinte erano, pensavo, troppo grandi. No, li abbiamo dati, però pensavo che i bambini di quinta li mettessero in cartella. Invece si sono divertiti un sacco a fare tutte le trasformazioni possibili e immaginabili. E ne sono uscite un sacco. Una cosa è piaciuta anche ai bambini di quinta che pensavo troppo grandi. Il concorso è un concorso individuale. Cioè il bambino che in classe con la maestra lo vedrà di realizzare questa storia, non è una favola, ma è una storia proprio. Poi vedremo se magari portarlo, magari anche, perché tanti mi hanno detto che sono abituati a lavorare in gruppo. Ecco, molti sono abituati a lavorare in gruppo. Mi dica la sua esperienza, maestra. Nel senso di... No, dicevo, molti sono abituati a lavorare in gruppo. Sì, infatti anche qualche collega mi ha chiesto se...
poteva fare un testo di gruppo, ma invece mi ha precisato che deve essere individuale. La giuria, se si può valutare sia il discorso individuale che il discorso magari anche di gruppo. Vediamo perché siccome possono essere presentati soltanto un numero limitato di testi, perché altrimenti sarebbero troppi per tutta la giuria. Noi abbiamo dato, devo dire, a 4.000 bambini questi, se abbiamo il 10% di risposta sarebbero già 400, per cui già un cumulo, se fosse il 10%, però potrebbe essere. Adesso vediamo con la giuria se vedere di fare un premio, perché abbiamo fatto 8 premi, tutti a pari merito, i primi 8, perché... il primo, secondo, i primi 8 che avranno la possibilità di avere la loro tarda, questo magari si può dividere anche individuale, gli 8 individuali e magari vederne 3 di gruppo, insomma, questo è da vedere, ecco, un po' di situazione. Ad ogni modo mi è piaciuto fare questa cosa, ci ho creduto, come sempre, e portarle a scuola, portarle ai bambini, portarle alle maestre, adesso ve li do anche a voi, che così se avete dei vicini, dei bambini vostri, è sempre un regalino, no, facciamo noi. A scuola, devo dire, in ufficio le ragazze l'hanno fatti subito, perché così veniva subito in mente il maialino che è stato magari schiacciato da un pullman, ecco, un ippopotamo, è un ippopotamo, se io maialino devo mai essere da un pullman, però dopo si tira su, no, come capita, abbiamo visto quel ragazzo che è stato non so quanto tempo sotto il fondo del naviglio, non so, 42 minuti, e si è tirato su, si tira su e vuol diventare un'altra cosa, vedremo, ecco, vuole un'altra vita, ecco.